padre Ambrosoli è un'immagine viva della santità, la quale non parla a parole ma parla con i fatti. Fatti molto semplici, molto quotidiani, molto ordinari, ma che hanno un profumo di bellezza, hanno un profumo di Dio. Ed è bello allora che la Chiesa presenti questa figura come un esempio di santità vissuta nell'ordinario, nella semplicità di una persona che ha vissuto dando se stesso interamente, soprattutto al servizio dei poveri, degli ultimi, degli ammalati. Qui ci troviamo nella casa natale di padre Giuseppe, che poi è la casa dove sono nati tutti gli 8 figli della famiglia. Padre Giuseppe era il 7º, è nato nel 1923, io sono nato 10 anni dopo. Il primo ricordo forte che ho con lui è stato il ricordo, e ho trovato proprio la foto l'altro giorno, della mia cresima, che lui era il mio padrino. Qui c'era un bel giardino, oggi c'è la fabbrica, c'era un gran bel giardino e ci avevano fatto questa fotografia. Poi naturalmente c'è stato il periodo della guerra, io sono stato mandato anch'io in collegio, Giuseppe ha tribolato parecchio perché lui era iscritto a medicina a Milano, aveva 20 anni, nel 1943 20 anni, e padre Giuseppe era occupatissimo. Io ci tenevo alla sera poter stare un po' con lui perché era la persona più giovane che era rimasta in famiglia, però tutte le sere lui usciva, strano, non potevo capire. Lui si era dato ad accompagnare, il lavoro di accompagnare tutti gli ebrei che poteva oltre la frontiera. Naturalmente queste cose in un paese piccolo, un ragazzo di 20 anni, la voce corre. Erano già arrivati i tedeschi che avevano requisito qui una casa e quindi l'hanno preso i tedeschi proprio dopo 200 metri dalla frontiera. E l'hanno portato in un campo di concentramento a Mantova, dove non era proprio il campo di concentramento, dove partivano per i campi di concentramento tedeschi. Non so quale miracolo, ci penso adesso perché loro non potevo capirlo. Ha fatto sapere qui in casa al papà che lui era a Mantova, e fortunatamente qui i tedeschi erano in buoni rapporti con mio padre perché erano austriaci, mio padre poi era bilingue, quindi ha preso un altro fratello che era qui, non c'erano mezzi, c'era solo una topolino furgoncino che sono andati a Mantova e col tedesco e l'hanno tirato fuori, però con la promessa che lui si iscriveva in una delle divisioni repubblicane, e quindi poveretto è stato portato in Germania a fare praticamente un anno e mezzo di vita dura, durissima, per poter poi essere mandato al fronte nella guerra finisce. Si era iscritto a medicina e poi assieme a Milano, perché eravamo tutti e due ospiti del fratello Francesco che aveva famiglia a Milano, lui studiava all'università e frequentava l'ospedale, io facevo il liceo, c'era una piccola cameretta in questo appartamento, vecchio appartamento che era di mio fratello, e lì stavamo tutti e due. La fede che aveva, che era già da allora, perché io quando avevo 16 anni lui era dentro nel gruppo del Cenacolo di Como, andava per tutte le parrocchie con la sua moto per l'Azione Cattolica a fare propaganda, sempre, sempre, questo me lo ricordo benissimo. Come l'ho conosciuto? Io facevo parte dell'Azione Cattolica, quindi ero
qui nella mia parrocchia, era già un dirigente degli juniores, avevo 18 anni, nel 1946. Don Enrico Balestrini, che era il vicario, mi ferma e mi dice: senti Giancarlo, no, c'è una tre giorni diocesana per i dirigenti di Azione Cattolica a Val Colorina da Don Fulci. Allora non sapevo chi era, ero su un giovane, ma era maggiore di me, 5 anni, il padre Giuseppe. E ha cominciato poi a chiedermi come mi chiamavo, la mia parrocchia, cosa facevo, il lavoro, studiavo, no. E quindi gli ho raccontato un po' su quello che ero. Io non studiavo perché non c'erano i mezzi. Devo dire che subito, ecco, guardate che la faccia qui, era medesimo, più giovane, ma quel sorriso, quel viso che ti dava l'impressione proprio di un uomo buono, di un uomo di Dio. La mattina dopo era tutta una mattina un po' piena, quindi non l'ho incontrato, però prima di mezzogiorno ho lasciato un po' libertà e quindi gli altri giovani circolavano per il piazzetto fuori, per i cortili, per così. Io sono andato dentro in chiesa e dico: sono qui, vado là, e mi fermo seduto. E lo vedo lui seduto nell'altra fila della parte di là. A un certo momento si alza dopo un po', viene là vicino e mi dice: è andata bene stanotte? Sì, si è sentito bene, ha fatto bene, ho dormito bene, tutti i temari. Io dico: sì, io dormo anche su un sasso, non ho mica problemi. E mi dice: senti, diciamo 10 Ave Maria, poi, perché dopo andiamo là a pranzo. E dico: da Ave Maria. Quindi anche lì è incominciato, poi venuto fuori, abbiamo parlato un po' del più e del meno. Quindi mi ha detto che si chiamava Ambrosoli, mi ha detto che i suoi genitori erano gente che trattavano, e io gli ho detto: allora io ho già provato le sue caramelle, perché da Ambrosoli allora c'erano già caramelle poche, ma da qualcuna saltava fuori. Dunque, io l'ho conosciuto negli anni subito dopo la guerra, che lui veniva a teneva il catechismo ai ragazzi che noi avevamo 14 anni. E è venuto qui in parrocchia e ci siamo affezionati tutti, perché era una persona speciale che coinvolgeva tutti, perché aveva un modo di fare, un carisma che già da allora si capiva che era una persona speciale, ecco, diciamo. E che noi bambini ce ne approfittavamo anche un po', perché era anche un buono. E siccome i primi tempi che veniva qui in Valmorea aveva una moto, una Certum nera. L'anno dopo aveva portato una moto nuova, un Airone Sport, rosso ancora. E lasciava lì, sempre lì, fuori dalla chiesa, che ora il piazzale era un po' diverso. Ed io con gli amici dicevo: ma dobbiamo andare a fare un giro in moto e bisogna stare attenti come fa a inviarla e così. Allora siamo stati attenti. Un giorno, intanto che lui era là a fare catechismo, io e un altro ragazzo provato, la moto si è partita, si è avviata. Allora io davanti e il ragazzo di dietro l'abbiamo tirato sul cavalletto e siamo partiti, no? E dopo che siamo arrivati, e non ci ha quasi neanche rimproverato, ci ha detto: ma no, ma se voi volete imparare ad andare in moto, vi faccio imparare io, ma devo stare io di dietro, io vicino. E ci ha fatto una non ci ha neanche quasi sgridato, ci ha dato delle raccomandazioni, ma era sempre una persona
proprio buona, buona, buona e anche, ma che io l'ho sempre tenuto nel mio cuore. Era presissimo lo studio, la laurea e poi l'Azione Cattolica, quindi aveva già l'aveva già fin da ragazzo, si vede probabilmente il temperamento, la vocazione. Padre Ambrosoli ha scoperto in Cristo la pietra preziosa per la quale vale la pena di dare tutto e quindi si è preparato lentamente, anche professionalmente, per poter essere all'altezza della situazione. Insegna ai giovani a prendere sul serio la vita, a prepararsi profondamente, anche attraverso lo studio, per poter dare il meglio di sé. Il periodo immediatamente dopo la guerra, egli diventa vice sindaco di Ronago con l'elezione del 1946. Prima il comune era stato amministrato da suo fratello Francesco Giuseppe, che praticamente a 23 anni diventa vice sindaco di Andrea Ghelmetti, che è il sindaco di allora. Di quel periodo egli a Ronago fa costruire la nuova scuola che tuttora è in funzione. Il suo impegno era anche un impegno civile come vice sindaco e negli atti dell'archivio comunale ci sono tutte le iniziative che egli ha seguito, in particolare la formazione della scuola, la formazione dell'acquedotto, praticamente i servizi fondamentali, quasi quelli che farà da missionario, no? Cioè la scuola per il paese e l'acqua per il paese. Padre Ambrosoli spezzava gioia da ogni parte della vita, della sua persona. Questa gioia è frutto di una comunione intima con il Signore. Animato dallo Spirito Santo, poteva affrontare qualunque situazione, anche impegnativa e difficile, anche sofferta, ma il cuore era ancorato nel Signore e la presenza di Dio nel cuore dell'uomo mantiene la gioia e ci rende testimoni della gioia davanti a tutti. Poi, quando ha detto, ha raccontato, ha reso nota la vocazione, l'ha reso nota anche ai nostri amici intimi, quelli che si diceva, ma sei sicuro? Pensa a cosa vai incontro, ma sei sicuro? E lui era proprio sicuro. Una scelta che nasce da un incontro. Lui faceva parte di questi cenacolini che ha raccolto quasi 40 vocazioni in quegli anni, diretti da Don Silvio Riva, e in occasione di una quaresima così scrive: «Per noi cenacolini, che siamo da poco entrati nella via del Signore, questa quaresima deve essere importantissima, la quaresima della nostra vera conversione del cuore e alla mentalità di Gesù Cristo crocifisso. Pregate per me, perché a dire parole faccio poca fatica, ma a fare i fatti sono più lento di una lumaca pigra». Quasi a dire che quello che diceva agli altri era qualcosa che lui prima aveva pensato, progettato e vissuto nella sua esistenza. Quando si presenta al seminario di Rebbio, dopo aver ottenuto la laurea in medicina, dice: chiedo di entrare in questo istituto a patto che uno, una volta diventato prete, possa andare in missione esercitando la professione di medico. Quindi
questa chiarezza e lungimiranza che emerge dai suoi scritti giovanili è presente sempre nella sua vita. Lui ha chiara la meta verso la quale cammina e quella meta lo accompagna per tutta la vita. Era l'ottobre del 51 e la mamma voleva accompagnarlo a Gozzano. Allora, un pomeriggio di ottobre, su questa macchina abbiamo messo tutto il bagaglio, solo le valigie, le sue cose e anche il materasso sul tetto, che è stato, o due materassi che sono stati legati bene. Io ho appena preso la patente, eravamo in mare, e quindi guidavo e li ho accompagnati. La mamma era triste ma contenta, perché era, per lei era una gioia per la fede che aveva. Quando è stato ordinato a Milano dal Cardinal Schuster, quando si era steso per terra, hanno visto le sue scarpe bucate. Non erano scarpe di prima qualità o di lusso. Lei, proprio lui, viveva nella povertà estrema. Fine febbraio, primo maggio del 56 partiva. Partiva con la nave da Venezia. Allora non l'abbiamo salutato, a Francesco, che era proprio quello che ci atteneva. Abbiamo preso la macchina e siamo andati a Venezia per fargli un saluto. Siamo saliti sulla nave. Quando lui ci ha visto, la sua faccia, me la ricordo qua. Ma cosa fate qui? Fatto tutto il viaggio per venire a trovare me, era troppo. Aveva un senso dell'umiltà, un senso che io spero che una piccola parte, un centesimo, lo abbia trasmesso, ecco, almeno a me. Ecco, lui che era ricco, conoscevamo la ditta Ambrosoli che produceva caramelle, dava da mangiare a tutto il paese. Lui, ecco, lascia tutta questa ricchezza per andare in Africa a portare pane, paradiso e salute, mentre la ditta produceva latte e miele Ambrosoli. Lui invece ha cambiato latte e miele con pane, paradiso e salute, perché nella domanda che aveva fatto i comboniani chiedeva proprio espressamente che, oltre che esercitare il ministero sacerdotale, anche la professione di medico. E i comboniali l'hanno esaudito e accontentato. Là c'era la miseria più completa. Non c'è l'ospedale, da una sala dove facevano le cure, cominciava a prendere piede, la sala operatoria cominciava a prendere piede, però c'era tanto da fare. E poi c'era questo mio fratello Paolo, che dirigeva qui tutta la parte tecnica, che ha dedicato per sempre, finché si è potuto, una parte dell'officina a raccogliere macchinari, cose per l'ospedale, e metterli a posto e fare i container per mandare giù. Si facevano i container, mi ricordo, tutti i container marcati bene, però il container era pieno di macchine, di macchinari. Si partiva dalla fresa, dal trapano, da questo, dalla pompa, dal motore, da queste cose. E poi si riempivano tutti i buchi di caramelle, che a Giulia faceva piacere. È stato aiutato molto. C'erano gli ospedali che mandavano tutte le medicine. E c'era un locale lì in ditta dove si andava giù a scegliere le medicine da mandare a Colombo, da mandare all'ospedale, perché non tutte le medicine andavano bene. Il signor Paolo ci mandava due o tre donne, diciamo, anche durante le ore di lavoro. Poi c'era chi voleva la sera andare a fare quel lavoro lì, diciamo. Thank you.
tre anni, diciamo, per arrivare su, e faceva il giro di tutte le ditte che conosceva per vedere se poteva ottenere qualcosa, e tutte davano. La figura di padre Giuseppe certamente fa emergere questa terra semplice, perché è una terra fatta di una concretezza estrema. Padre Giuseppe, dice il postulatore, ha incontrato un centro di gravità permanente che è Gesù Cristo, e è stato capace di portare a lui tutte le persone che ha incontrato, nella semplicità delle cose di ogni giorno, nel suo essere prete, nel suo essere medico, nel suo essere missionario, ma anche nel suo essere amico. Gli anziani di Ronago hanno conosciuto questa figura e dicono che, per quanto fosse lontano, lui era sempre presente agli avvenimenti più importanti della vita del paese. Caro Don Antonio, nei periodi di disagio, di incertezza, di dissidio, di violenza, anche l'azione pastorale diventa più difficile e meno efficace. Occorre fiducia nella provvidenza e andare avanti come nulla fosse. Ho conosciuto padre Giuseppe prima di tutto attraverso le lettere che gli ho scritto e a cui lui mi ha risposto. Tra noi è nata una bella amicizia e abbiamo avuto modo proprio di scambiarci tante idee, tante impressioni, e soprattutto mi ha colpito, ecco, questa sua dedizione a Dio, a questa fiducia nella provvidenza, questa attenzione ai più poveri. Io ricordo un particolare da quando lavoravo lì in ditta. Uscita alle 6 dal lavoro, sono andata in chiesa e, siccome ero stanca, mi sono seduta nell'ultimo banco. Dopo un po' di tempo sento che si apre la porta dall'altra parte, entra qualcuno e si mette nell'ultimo banco. Dopo un po' guardo per vedere chi è e vedo che è padre Giuseppe, in ginocchio, che pregava. Era arrivato quel giorno lì in pomeriggio dall'ospedale, che aveva fatto le ernie al disco, aveva un busto su tutto il tronco. Quindi, quando io l'ho visto lì in ginocchio nel banco, mi sono sentito un verme, perché ho detto: lui, appena arrivato dall'ospedale con il busto in quel modo, è in ginocchio, e io, perché sono stanca, sono seduta. Per me è stata una lezione più che una predica. Padre Giuseppe pregava con un raccoglimento che colpiva, e lui era in Dio, basta. Per me colpiva la sua umiltà e la sua discrezione, la sua bontà anche. Per me aveva due occhi di cielo, di paradiso. Lui ha fatto un grande cammino su di sé. Una delle cose interessanti che emergono dai suoi scritti è quando parla dell'umiltà. Dice così: la lode non aggiunge neppure una briciola a noi di quello che siamo, ma noi siamo solo ciò che siamo davanti a Dio. Per cui ai giovani era solito dire questa cosa: guarda che prima di fare tu devi essere. Quello che hai dentro, gli altri lo percepiscono dalla tua stessa vita. C'era una signora che donava parecchio di Milano alle missioni e che è andata a Calongo. Si era innamorata un po' di andare a Calongo ogni tanto per collaborare. Questa signora qui, un giorno con mio fratello Paolo, dice: ma dobbiamo fare una cosa, facciamo una gran sorpresa, facciamo un bel dépliant su Calongo. E noi abbiamo fatto un bel dépliant su Calongo. Quando lui l'ha visto, si è arrabbiato, non voleva essere nominato. Tant'è vero che ci ha scritto sia a me che all'altro fratello: vi raccomando, con la sua gentilezza, che
In altri casi sarebbe stato diverso. Vi prego, non fate più una cosa del genere. E noi abbiamo distrutto tutto. Caro Don Antonio, qui abbiamo avuto una grande festa per il 50° della missione. È bello e consolante constatare il cambiamento avvenuto nella popolazione in questi 50 anni dal primo annuncio del messaggio cristiano. Era davvero commovente vedere tutta questa gente, non ricca, ma festante, in preghiera entusiastica. C'è da ringraziare il padrone della messe. Ogni tanto qualche male mi salta addosso e poi passa. Posso solo ringraziare il Signore di essere ancora in missione e di potermi rendere ancora, sia pure limitatamente, utile. La cosa più bella è di pensare che comunque vada, sarà sempre la volontà di Dio e quindi tutto bene, sia per la vita che per la morte. Nelle sue lettere, ecco, si fermava a sottolineare le preoccupazioni, le ansie per il futuro della sua scuola e del suo ospedale, che vedeva minacciato dalla guerra e dai guerriglieri del posto. Però confidava nel Signore e confidava anche nell'aiuto di tante persone. E la sua preoccupazione era proprio quella di coinvolgere anche qui a Ronago, in Italia, nelle varie regioni, nei vari ospedali, tutti i medici che conosceva. Una vita andata proprio completamente. E l'Africa è una... È dura l'Africa, perché dopo 30 o 40 anni, dopo 20 o 30 anni, che uno fa una vita così in Africa, la salute non ce la fa più. Le immagini che riproducono padre Giuseppe Ambrosoli sono sempre quelle nelle varie chiese, penso a Calungo, ma penso anche qui da noi, Valmorea, Concagno, Ronago, per il semplice fatto che di lui non ci sono immagini. Le poche immagini che noi conserviamo, che abbiamo anche diffuso in questo periodo per far riconoscere la sua figura, lo ritraggono all'altare nella chiesa di Ronago oppure tra i suoi malati a Calungo, descritto nel suo duplice abito, quello di sacerdote e quello di medico. Potremmo dire che entrambi gli abitano, lasciano trasudare quella che è la sua figura profonda. Un amante del Signore che riconosceva nell'altare. È particolarmente interessante sentire come le persone anziane raccontano che lo vedevano celebrare messa con un'intensità unica, la stessa intensità con cui abbraccia quei poveri che a Calungo giungono al suo ospedale quasi in fin di vita e che poi lui cerca di curare con amorevolezza e attenzione. L'ultima volta l'ho visto nel 1986, quando stava per partire per l'ultima volta. Io gli ho chiesto: ma sei sicuro di andare? Come stai? E mi ricordo proprio che sul cancello della sua casa mi ha detto: Don Antonio, so quello che ho. Ho quasi niente, più niente di reni, però la mia strada è quella di andare a Calungo, dove ci sono i miei, e anche se dovrò offrire la mia vita lo farò, perché sarò in mezzo alle persone per le quali ho dato tutta la mia vita. Per cui era consapevole sia dei rischi che correva per la salute, sia dei rischi che correva il suo ospedale e la sua scuola per le varie vicissitudini del paese, della guerriglia, che minacciavano l'esistenza dell'ospedale e della scuola. Quando veniva in Italia, che avrebbe dovuto riposare un momento, io non lo vedevo solo se c'era qualche commissione da fare assieme e basta. La mia povera mamma, che era qui proprio qui, su queste potenze, mi diceva in dialetto: ma mi vedi mai? E sempre via. La casa era anche piena di visitatori, di gente
che era stata giù, che l'aveva conosciuto o che aveva dei problemi e che si consultava con lui. Mi pare molto bello ricordare che la Chiesa di Como ha allenato al dono di sé questa persona attraverso delle istituzioni che hanno segnato un'epoca e che diventano anche un modello per noi. Abbiamo bisogno di un confronto continuo, di uno stimolo per una partecipazione, per sentirci responsabili dentro la Chiesa, quindi testimoni ma non da soli, con gli altri, e mettersi a servizio per quello che abbiamo, per i doni che ci sono stati offerti. Tra i bigliettini significativi che vengono conservati e che ci parlano di Padre Giuseppe c'è anche quella che viene chiamata la preghiera dell'abbandono, una preghiera scritta, come tutti sappiamo, da parte di Charles de Foucauld, questo santo che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nel deserto di Tamarassette. Ebbene, Padre Giuseppe abbraccia quella che potremmo chiamare la teoria dell'insuccesso amato, la capacità di adattarsi anche nella vita ai momenti in cui tutto crolla e resta in piedi solo la fede nel Signore, che poi trasfigurerà quelli che sono i nostri progetti. Lui negli ultimi giorni della sua vita, mentre celebra la messa, gli si rovescia il calice contenente il sangue di Cristo consacrato. E proprio in questa circostanza lui si affida totalmente al Signore, consapevole che il Signore sa trasformare quello che è l'insuccesso umano in una grazia che Dio ci riserva per l'altra vita.